Ciao ragazzi, ecco come fare claim su MetaUtopia, come fare l'unstake e come separare gli LP in modo da riportarli alla loro origine, cioè in parte LAND, in parte USDT. Allora, prima di tutto il claim, clicchiamo qui sopra, ricordiamoci che paghiamo delle fee di MetaMask, il costo della transazione è di circa $1,30 in questo preciso istante. Ed ecco qua. I miei LAND sono arrivati. Ora facciamo unstake di quello che ho depositato, cioè 23,53 LP massimo. Entra. Confermo. Ok, ora torno su MetaMask ed ecco qua che ho di nuovo i miei cake LP. Ora andiamo a vedere come facciamo a scorporare questi cake LP, cioè riportarli all'origine, perché diversi di voi me l'hanno chiesto, probabilmente perché vogliono vendere land, perché vogliono recuperare dei soldi, qualsiasi cosa volete fare. Andiamo a vedere come. Torniamo su PancakeSwap. Andiamo su Trade. Dopodiché andiamo su Liquidity. Ecco qua che ci è apparso USDT LAND e clicchiamo su Remove. Possiamo decidere quale percentuale vogliamo rimuovere di questi qui. Adesso io rimuoverò solo il 25% giusto per fare una prova per farvi vedere. Vediamo, riceverò 45 rotti dollari e 0,78 LAND. Quindi facciamo Enable. Remove. Confermiamo, confermiamo. Ok, transazione avvenuta. Ora li abbiamo scorporati. Ed eccoci qua che i cake LP sono diminuiti, ma sono aumentati gli USDT e i LAND. Il gioco è fatto. Ma come facciamo a fare il famoso rebuy in caso che vogliamo reinvestire i LAND che abbiamo guadagnato? Dobbiamo fare il procedimento inverso, quello che abbiamo fatto all'inizio, no? Per trasformare i cake LP. Quindi facciamo claim, li portiamo sul nostro MetaMask, dopodiché torniamo su PancakeSwap Trade. Ve lo faccio rivedere al volo, ma c'è il procedimento intero nel video che apparirà qui sopra in questo momento. In base al quantitativo di LAND che abbiamo, dobbiamo avere la medesima parte in USDT e andiamo su Liquidity. Poi facciamo aggiungi, selezioniamo i nostri LAND, selezioniamo USDT, se vogliamo utilizzare il massimo facciamo max, dobbiamo avere la medesima parte in USDT e facciamo, adesso insufficient balance, non ve lo faccio vedere perché ho già fatto all'inizio, facciamo ok. Seguiamo la procedura, paghiamo le fee di MetaMask. Se li troviamo di nuovo, come abbiamo detto, come abbiamo fatto vedere nel video di presentazione, se li troviamo di nuovo sul nostro MetaMask e ovviamente siccome il wallet è collegato, se li troveremo qui. Quindi semplicemente facciamo max, clicchiamo su stake, facciamo max e facciamo ripartire di nuovo tutto il circolo di produzione dei LAND. Quindi ora sapete come fare claim, sapete come fare l'unstake, sapete come fare il rebuy, quindi avete tutto il necessario per poter continuare ad andare avanti secondo la strategia che avete scelto. Per adesso è tutto, al prossimo video. Ciao! Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare in uno di questi progetti diventando parte del mio team, puoi contattarmi tramite Telegram, WhatsApp o email e trovi tutte le informazioni su come fare nella descrizione del video.